Non uscire di casa, lo ripeto, non uscire di casa per evitare il contagio, per evitare la paralisi degli ospedali, i ricoveri, soprattutto i posti di terapia intensiva. Non uscire di casa per tutti, questa regola deve valere ed essere responsabili e deve valere davvero per tutti. Non mi stancherò mai di ripeterlo. Tuttavia ci sono persone fragili, persone che ancora meno devono spostarsi, neanche per prendere i beni di prima necessità. E quindi il Comune ha approntato un servizio per i pasti caldi a domicilio, per la spesa consegnata a domicilio, per i farmaci consegnati sempre al domicilio. È un servizio, tutti e tre i servizi sono gratuiti, sono messi in atto dal Comune che coordina con un numero che da domani è valido per tutti i cittadini del Comune di Rimini, 0541 70 4000. Risponderanno i nostri servizi sociali, il personale che si è messo a disposizione, personale di Caritas, Croce Rossa e Dauser. Per questo voglio ringraziare i volontari, quelli che sono già a disposizione, quelli che da domani andranno nelle case a portare questi beni di prima necessità, ma anche quelli che si renderanno disponibili nelle prossime ore. Ricordo che spesso il personale di questi enti, tipo Caritas, è un personale anziano e quindi se ci saranno dei giovani volontari dovranno chiamare e contattare la Caritas diocesana per rendersi disponibili. Un altro ringraziamento significativo, importantissimo, il lavoro degli assistenti sociali e di tutto il personale del Comune di Rimini che coordinerà, farà da filtro e sta continuando a lavorare in queste ore. Sta continuando fra l'altro a telefonare a casa alle famiglie delle persone con disabilità, alle famiglie di persone con problemi psichiatrici, alle famiglie di persone con anziani non autosufficienti per continuare a monitorare la situazione di un'ora in ora e di sentire le nuove esigenze che la popolazione avrà. L'ultimo ringraziamento al grande cuore della nostra città, ai benefattori che già nelle prime ore, da ieri, hanno raccolto un ingente quantitativo di denaro da destinare all'ospedale infermi di Rimini. A un benefattore che stamattina ha chiamato il mio ufficio per sapere se poteva già donare un respiratore e a tutti quelli che si sono resi disponibili anche con un supporto psicologico, quindi professionisti che già daranno anche questo supporto alla cittadinanza. Un grandissimo grazie.